Cari amici della famiglia vincenziana in tutto il mondo, come non essere grati al Signore per questo anno 2017 in cui abbiamo potuto celebrare il nostro giubileo per il 400° anniversario del nostro carisma vincenziano. 400 anni di carità e missione per servire ed evangelizzare gli ultimi tra ultimi, e specialmente gli immigrati da ogni parte del mondo. Quegli stessi immigrati che sono stati i protagonisti del nostro simposio in ottobre a Roma. Quegli immigrati di cui condividiamo lo spirito della difficoltà e grazie ai quali oggi possiamo farci imitatori di Cristo. Anche nostro Signore era un forestiero. La grandezza del mistero dell'incarnazione che celebriamo ogni dicembre si manifesta nella povertà del bambino nato a Betlemme in un umile mangiatoia. Quanti bambini, quanti estranei, estranei e senza tetto. L'anno del 400° anniversario sta lentamente volgendo al termine. E l'inizio del 5° secolo del carisma vincenziano sta iniziando. Tutte le sfide che vediamo davanti ai nostri occhi non devono spaventarci, ma incoraggiarci a fidarci sempre più della provvidenza, del nostro servizio ai nostri signori e padroni. Come una risposta alle sfide che stanno affrontando i poveri, la famiglia vincenziana nel mondo inizia quest'anno l'Alleanza Globale per i Senza Fissa Dimora. Volgiamo lo sguardo alle folle Châtillon del mondo odierno per rispondere al meglio della nostra capacità al grido dei poveri. Il titolo della lettera di avvento di questo anno è tratto dal pensiero di San Vincenzo de Paoli sull'Eucaristia, descrivendola come un dono dell'amore di Gesù che è inventivo al infinito. A questo aggiungiamo un suo secondo pensiero. Nell'Eucaristia troviamo tutto. Tutte le fasi della vita di Gesù. Riflettendo sull'Eucaristia, sul Santissimo Sacramento, che ognuno possa mantenere vivo nel proprio cuore l'invito di continuare a pregare, ad essere attenti, a cercare, incoraggiare e invitare un nuovo candidato o candidata alla vita consacrata o a un ramo laico della famiglia vincenziana. In questo tempo di Natale, come durante tutto il 2018, mi piace invitare ognuno di noi a perseverare e crescere nella nostra vocazione di servizio ai poveri, come San Vincenzo de Paoli, il mistico della carità,
ci ha insegnato con la sua vita.